Penso di averlo rotto. La curiosità dei bambini non ha mai limite. Possono fare qualsiasi cosa con qualsiasi tipo di oggetto. Bentornati ragazzi in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di me, di quando ero bambino. Ero piccolo e basso, adesso sono di altezza normale. Voi vi ricordate di quando eravate piccoli e innocenti? Io circa, più o meno. Vabbè raga, vi racconterò di quando andavo alle elementari. Perché vi racconterò proprio di quando andavo alle elementari? Beh, perché ero bambino e elementari, sì. Cioè nel senso che non sono andato alle elementari ovviamente quando 20 anni, credo, spero, insomma. Ma prima di cominciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare subito un like e condividere questo video perché tanto vi piacerà, spero. E se la volta scorsa erano i palloncini blu, questa volta sono i palloncini rossi. Fatemi sapere durante questo video quanti palloncini rossi compariranno. Se lo indovinerete, vi saluterò in un prossimo video. Ovviamente, oggi devo salutare un po' di gente. E quindi vorrei mandare un saluto ad Andrea Moratti che ha vinto la challenge del video precedente. I palloncini blu erano 9, 9, così. A dire la verità non mi ricordo esattamente tutto quello che è successo quando andavo alle elementari, però mi ricordo tantissime situazioni in cui avevo grande fantasia, nel senso che mi inventavo un sacco di c***o quando ero bambino, che era una roba allucinante. Penso che anche voi abbiate avuto così tanta fantasia, ma non erano bugie di quelle che volevi essere bugiardo, volevi imbrogliare le persone, ma sono quelle bugie che utilizzavi per giocare con gli amici o per inventarti delle storie, no? E io la prima cosa che mi ricordo, quando andavo in prima o in seconda elementare, più o meno circa, insomma, come tutti i bambini, soprattutto i maschi, amano i supereroi, no? Quindi tutti quei personaggi super muscolosi che spaccano tutto e distruggono e non pagano i danni. Però da bambino non pensavo si dovessero pagare i danni, ecco. Cioè, pensavo che più distruggevi più eri figo, ecco. E quindi mi piaceva distruggere le cose da bambino e mi sentivo molto forte, no? Quando rompevo un giocattolo. Poi magari andavo da mia mamma a piangere perché si è rotto il giocattolo e quindi ne volevo uno nuovo e giustamente non me lo comprava mai. Arrabbiato continuavo a spaccare altri giochi. Io facevo la scuola a tempo pieno. Avevamo due ricreazioni, una dei soliti 10-15 minuti dove si faceva appunto la merenda e una con il pranzo, ovvero dopo pranzo facevi un'ora di ricreazione. In quest'ora era la ricreazione più figa del mondo, no? Perché un'ora ti sembrava periodo quasi infinito, no, da bambino. E allora andavamo appunto molto spesso, quando non pioveva e quando non faceva freddo, andavamo sempre in cortile a giocare. Ed era lì, no, che ebbi la mia prima fantasia, possiamo chiamarla così, fantasia, perché giocando appunto con i bambini, con i miei compagni di classe, a fare i supereroi, a quelli che spaccano tutto, non so, fanno le ricerche, l'avventura, perché poi c'era anche il tipo il giardinetto con gli alberelli, quindi ci buttavamo in mezzo e facevamo finta di essere in una foresta. E mi ricordo che c'era stato questo periodo in cui dicevo ai miei compagni compagni di classe che io durante la notte combattevo il male, combattevo i cattivi, però ero serio, cioè glielo dicevo come se fosse una cosa vera, invece di andare a dormire come tutti i bambini normali, andavo in giro a combattere contro i mostri, gli dicevo io di notte mi trasformo e divento tipo super muscoloso e vado a combattere i mostri. Boh, alla fine sì, si vede che sono muscoloso, insomma, si vede che da bambino combattevo il male, sono forte, sono muscoloso, cioè i muscoli sono come una roccia, sono. Sono riuscito a convincere questi miei compagni di classe che io fossi veramente un supereroe. Come ogni bambino amavo giocare con i giocattoli, avevo tantissimi giocattoli, tra cui personaggi di film, di cartoni animati, tantissime cose. Avevo Spider-Man, i Power Rangers, poi Batman, Superman e tutti questi personaggi qua. Ma cosa che facevo io? Io prendevo tutti questi personaggi insieme, ah sì, avevo anche Tarzan, e creavo una mia storia, no? Praticamente c'erano Tarzan che combatteva contro Spider-Man, che poi arrivava il nemico più cattivo che era Batman, e quindi era una specie di crossover. Poi ovviamente veniva anche il robot super gigante dei Power Rangers e quindi era finita. E questo video fa proprio cagare il cazzo. E vaffanculo le carte. Da bambino mi piaceva giocare con il pallone, come tutti i bambini normali, solo che ero una schiappa in realtà in tutti gli sport. Era una cosa tipo che quando andavi a scuola e c'avevi l'ora di ginnastica, nessun compagno ti chiamava in squadra, ecco. Ero uno di quelli io, che ovviamente mi sentivo un supereroe, quindi dicevo, questa volta mi trasformo e gli faccio il culo a tutti quanti. E poi però no, niente, venivo eliminato subito e quindi... Quando ero bambino mi piaceva tantissimo giocare con le macchinine, le automobiline. Abitando in un terzo piano mi piaceva anche buttarle giù dal terrazzo, sperando che potessero volare, no? Avevo questa, non so, questa cosa che dicevo, magari questa prende il volo ed è una macchinina speciale. Poi ho scoperto che nessuna delle mie macchinine era speciale, erano tutte normali macchinine.
mi divertiva un sacco, anche quando ero bambino, vedere quale dei supereroi era il più forte e il più resistente. Nessuno. Da piccolo credevo che potessi avere dei poteri speciali, del tipo telecinesi, queste cose qui. Tant'è che mi mettevo davanti agli oggetti e cercavo di spostarli con il pensiero, cosa che sicuramente avete fatto anche voi. Io non ci sono mai riuscito. Da piccolo mi piaceva costruire cose, volevo fare il costruttore, volevo fare l'inventore. Creavo delle chimere, probabilmente avrei dato il via a un apocalisse zombie. Da piccolo mi piacevano i videogames, come tutti quanti. Non ho mai imparato a giocare, schiacciavo i tasti a caso. Perdevo sempre e non ho mai vinto. Però mi divertivo, insomma, come si dice, no, l'importante è partecipare. E io partecipavo tantissimo. Da piccolo... un pezzo di popcorn, che schifo. Da piccolo amavo andare al mare e mi portavo sempre le pinne, la mascherina per andare sotto a quel tubo. Però non andavo mai nell'acqua alta perché avevo paura, quindi nell'acqua bassa. Mi divertivo a fare il subacqueo, immaginavo di essere, non so, a cercare sassi alla fine, perché cosa vuoi fare in acqua bassa? Al massimo ti prendi uno scoglio in testa. Da piccolo mi sono ubriacato per la prima volta, avevo 7 anni, ecco perché sono così. Mia madre faceva il cognac all'uovo, no, ed era buonissimo quello fatto in casa, di solito preparava una bottiglia perché era molto buono, no? E me l'aveva fatto assaggiare una volta quando ero bambina, mi piaceva tantissimo, tant'è che poi per me aveva fatto il cognac all'uovo analcolico, quindi bevevo quello analcolico ovviamente. Però c'è stata una volta che mia madre aveva messo in frigorifero una bottiglia di cognac all'uovo alcolica, io l'ho trovata e quindi... Ragazzi, queste erano alcune delle cose che io facevo alle elementari. Ovviamente adesso non sono così, quindi se volete essere amici miei potete esserlo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete un like e commentate il video. Fatemi sapere ovviamente quanti palloncini rossi sono comparsi in questo video, mi raccomando. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, condividete, ciao!